giovedì 4 aprile 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano All News. Oggi una puntata nuova di Good Morning Milano. Quest'oggi parliamo di scienza, lo facciamo con una grandissima ospite qui con me, qui di fianco a me, eccola qua, la vedete, Annalisa Gussoni, buongiorno, di Scienze in Tasca. Biologa ambientale e nutrizionista. Esatto. Ok, perfetto. Però diciamo appunto qui in veste di esponente appunto di Scienze in Tasca. Scienze in Tasca, che è appunto un'associazione neonata, un progetto però che qualche anno che c'è. Che cos'è Scienze in Tasca? Allora, Scienze in Tasca è un portale di divulgazione scientifica. Nato dall'idea di una collega biologa giovane e molto brillante, che si chiama Gabriella Vittoria Durante, che con la collaborazione di altri tre colleghi, sempre giovanissimi, Mino Vergaro, Sara Ligetta e Marco Panico, hanno dato il via a questo progetto, che aveva come obiettivo quello di fare corretta divulgazione in campo scientifico, quindi di mettere a disposizione del pubblico, chiunque può accedere all'informazione di Scienze in Tasca, una serie di articoli, informazioni, news che fossero, come dire, accreditate e certificate. Non era, diciamo, di fake news anche su argomenti particolarmente importanti dal punto di vista scientifico. Ho giustamente sentito la necessità di dare una risposta, quindi nasce da noi biologi, però oggi Scienze in Tasca è aperto a tutte le professioni sanitarie. Diciamo appunto un'associazione in realtà da pochissimo, ma che è un progetto che però risale intorno al 2017, sì, mi dicevi prima, vero? Sì, più o meno è partito all'inizio da poco costituitivo invece di vera e propria associazione, perché insomma le cose si fanno più grandi. E quando siete partiti quanti eravate all'incirca? Ma eravamo qualche decina e poi via via è proprio, come dire, esploso. Come ti spieghi questa voglia da parte tua e dei tuoi colleghi appunto di collaborare a questo tipo di progetto di divulgazione? Ma allora, intanto perché, come dicevo prima, si sente proprio la necessità di un'informazione corretta. Si leggono oggi con il cosiddetto dottor Google, si legge di tutto e di più, e tante volte chi è un addetto ai lavori soffre, no, nel leggere alcune disinformazioni, perché così bisogna chiamarle. E quindi questo è un primo tema. Un altro tema che a me è piaciuto moltissimo, per cui da veterana, perché in realtà tutti gli altri primi esponenti di Scienze in Tasca erano ragazzi molto giovani, mi è piaciuta molto l'idea di unirsi e di collaborare, perché è una cosa che forse nel mondo di noi biologi un pochettino è sempre stata lasciata da parte. Ma poi in particolare collaborare con i giovani piace tantissimo, mi sembra giusto, mi piace spingerli, e quindi quando Gabriella mi ha proposto di farne parte e diventare, diciamo, referente per la Lombardia, ho immediatamente accettato e ero contentissima. Perché è un progetto comunque davvero ampio, tutto lo stivale, avete referente appunto in quasi tutte le regioni italiane, e cercate appunto di divulgare al meglio questa, sì, le vostre materie, appunto. Poi dicevi, ormai è aperta a quasi tutte le professioni, sì, 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 del campo. A chi vi rivolgete? Cioè, chi è il fruitore di Scienze in Tasca? Ma sostanzialmente tutti i cittadini che hanno voglia di avere una corretta informazione e di leggere degli articoli che siano studiati e costruiti su un'effettiva base documentale. Quindi in tutti i nostri articoli infatti ci sono le referenze degli studi che sono stati consultati per la stesura dell'articolo, e quindi chiunque legga l'articolo poi può essere in grado, eventualmente, se vuole, di andare anche a verificare la fonte di informazione, che sono sempre comunque degli articoli. Quanto infatti è importante questo ruolo della fonte, nel senso che insomma, prima di parlare del dottor Google, ma non solo in medicina, non solo sulla sanità, perché qualunque cosa ormai io voglia sapere non chiedo più all'esperto appunto, ma chiedo a dottor Google, no, o a Mr. Google. È molto importante, perché allora, al di là di quelle che sono proprio delle vere fake news, per cui vengono divulgate delle informazioni false, ci sono poi anche, secondo me, una categoria di notizie che andrebbero più contestualizzate, cioè quando su magari un giornale esce la notizia tipo la caffeina è antitumorale, sì, è vero, però magari uno studio in laboratorio fatto su cellule, e magari la dose di caffeina tale da essere antitumorale mi creerebbe in realtà magari problemi di tipo cardiocircolatorio. Quindi
ogni articolo, poi ogni notizia va filtrata in maniera corretta. E quindi, perché a fine non vuol dire che poi il fappuccino che mi fate con la panna, la cioccolata, no, oh, esatto, la faccia bene. O come poi... dieta mediterranea non vuol dire farsi un chilo di pasta tutti i giorni. Infatti. E quindi quello che a noi interessava, cioè, maggiormente... Ci sono le fake news da una parte, dall'altra parte ci sono un po' le notizie non contestualizzate, oppure quelle che danno dei... di concetti un po' errati, ecco, nel sì, senso, quelle un po' sbagliate, esatto, diciamo, esatto, no? Che giustamente chi si occupa di altro magari non ha quell'abitudine, quella sensibilità, quell'allenamento a leggere oltre le sì, righe. Sì, perché infatti, una volta succedeva questo, secondo me, cioè la notizia più scientifica, appunto, magari dove era un po' complicato capirla, si lasciava magari in disparte, adesso invece la si cerca di capire a tutti i costi e a volte poi si fanno più danni che altro. Sì, poi magari qualcuno sente la notizia, poi va su Google, consulta, finisce su articoli... Fa un 2 più 2 che non fa 4. Esatto, e quindi alla fine non è in grado poi magari di... valutare effettivamente. Quali sono il tipo di informazioni che possiamo trovare su Scienze in Tasca? Beh, c'è tantissimo sulla nutrizione, perché comunque Gabriella e i colleghi che hanno dato il via al progetto sono nutrizionisti e quindi diciamo è uno degli argomenti forti. Si possono trovare anche ricette, consigli alimentari, consigli da viaggio, come comportarsi nelle vacanze di Natale per gestire i pasti, ma adesso gli argomenti spaziano dall'ambiente, che ho seguito io in buona parte, ai vaccini, che è un argomento molto caldo. Quindi non saprei infatti da che parte ai problemi iniziare. Della donna. Infatti adesso volevo chiedere che stupidaggini si dicono nei vari, non so su quale categoria iniziare, perché effettivamente sono tutte e quattro le categorie che dicevo poco prima, categorie dove la fake news o appunto le stupidaggini regnano sovrane. Sulla nutrizione, appunto, le famose, non so, mi viene in mente la dieta del limone. Sì. Questa cosa mi ha colpito, che non vorrei capire proprio anche come si arrivi a certe notizie, cioè come può arrivare. E soprattutto come faccio la gente a crederci, mi chiedo anche questo, che nutrendomi solo di limoni posso campare e stare meglio, anzi. Ma perché a volte appunto magari nascono da studi che hanno anche, come dire, che nascono da un'esperienza effettiva in laboratorio e poi vengono in qualche modo trasformati o divulgati, diciamo che... Se vogliamo parlare della nutrizione, ad esempio, è sicuramente una scienza in evoluzione, cioè ogni giorno sulla nutrizione ne sappiamo un pezzettino in più e magari ne sappiamo anche qualcosa in meno, perché il pezzettino in più magari modifica quello che pensavamo di sapere fino a ieri. Diciamo che l'approccio del nostro ordine professionale, mi riferisco a quello dei biologi, è comunque di privilegiare la dieta mediterranea in questo momento, ma intesa nel vero senso della parola. E prima parlavamo anche di ambiente, parlavamo. Sì. Insomma, l'ambiente è finalmente, viene a dire, tornato nelle agende politiche, sembrerebbe, o meno se ne parla, ecco, nel senso. Poi anche lì andiamo a capire perché se ne parla solo grazie a una ragazzina di 16 anni e non a magari fior di scienziati che sono anni che dicono che le cose stanno andando male. Quali sono i temi più caldi in questo momento appunto su quello che riguarda l'ambiente? Ma sicuramente in questo momento uno dei temi più caldi è quello dei cambiamenti climatici. Quindi caldo è proprio la parola giusta. Esatto, proprio la parola giusta. Però secondo me, diciamo, collegato questo, anzi alla base anche di questo tema, l'argomento fondamentale di cui ci dovremmo occupare è la sostenibilità. Questa è la parola chiave, perché noi dovremmo veramente cercare di imparare a muoverci e vivere in modo sostenibile. Invece stiamo dando una pressione antropica al nostro ecosistema che lo stesso ecosistema non è più in grado di reggere sostanzialmente. Quello che mi chiedo sempre, cioè, siamo arrivati a un livello tecnologico per cui riusciamo a fare delle cose strabilianti, ma non riusciamo a non stressare il nostro pianeta. Beh, allora diciamo che intanto l'ambiente è un argomento scomodo, partiamo da questo presupposto, sempre visto un po' come un fastidio invece che un'opportunità, e quindi anche quando magari gli esperti hanno dato degli allarmi sono sempre stati un po' considerati delle cassandre su un tema che tutto sommato, come dicevo appunto, è scomodo perché va in qualche modo a minare le nostre comodità. E quindi questo è già un errore di partenza. Poi si tende a confondere un po' l'ambientalismo con l'ecologia. L'ambientalismo è un approccio favorevole nei confronti dell'ambiente. L'ecologia è una scienza, al pari della matematica o della chimica. Quindi l'ecologo è uno scienziato che si occupa
dell'equilibrio dell'ecosistema, dello studio dell'ecosistema, proprio l'unità base, l'ecosistema di cui facciamo parte anche noi. Sapete, prima parlare di sostenibilità, infatti. Ecco, e quindi il discorso è quello di cercare di tenere in equilibrio un sistema, cosa che invece noi umani, intendo, non abbiamo mai fatto. E adesso c'è chi dice che sia troppo tardi, chi dice che ci sono ancora delle speranze. Dicono 11 anni, dicono che mancano 11 anni al punto di poi queste va bene, sono tutte, diciamo, così, semplificazioni giornalistiche. Sì, previsioni che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che non c'è purtroppo un modello preciso di sviluppo. Certo è che l'ambiente oggi è molto stressato e il tema della sostenibilità è un tema di cui si parla ai convegni, che ha una definizione normativa, che però poi nella realtà è molto difficile. E questo è il motivo per cui io ho deciso di occuparmi di ambiente e nutrizione, perché secondo me la nutrizione può essere il veicolo di molta informazione ambientale da fare anche alla persona di tutti i giorni che con le sue scelte alimentari può aiutare l'ambiente. Beh, per esempio utilizzare frutta e verdura di stagione, per esempio cercare di utilizzare prodotti a chilometro zero, evitare la plastica. È vero che dovremmo diventare tutti vegetariani per aiutare il pianeta oppure no? Allora, questa è una domanda a cui rispondo con un po' di difficoltà perché è di parte, perché io sono vegetariana. Ok. E quindi a mio avviso sì. Però ci sono anche pareri contrastanti, ma io credo di sì, perché comunque l'impronta ecologica di una western diet cosiddetto, cioè di una dieta ad alto consumo di proteine animali, è sicuramente elevatissima rispetto ad una dieta di tipo vegetariano. Nel mezzo ci sta la dieta mediterranea, che se fosse seguita correttamente già sarebbe un grosso valido aiuto per il pianeta. Spesso chi mi parla di vegetarianesimo dico appunto, ma basta pensare, non so, se vado in Puglia mangio tantissimo di quella verdura che è dieta pugliese, neanche vegetariana. In un certo senso sì, io poi sono mezza pugliese, ecco, quindi faccio per esempio la Puglia perché mangio la pasta con le orecchiette, quindi con le cime di rapa, insomma sono piatti che i nostri nonni avrebbero chiamato piatto, punto, invece noi poi siamo cercati per forza di gli mettere delle etichette. Sì, tenga conto che il consumo di carne dalla dopoguerra ad oggi è decuplicato, capisce, quindi che ci sia una distorsione, questo, forse, ecco, effettivamente adesso prescindere se uno è favorevole o no, io si può vedere anche dalla mia stanza, non sono molto vegetariano, mi spiace, adoro ancora la carne da quel turista, però effettivamente basta moderarne un po' l'utilizzo e si sta anche meglio effettivamente, cioè a mangiarne troppo effettivamente si sente, poi a mangiarne un po' di meno si sentono i risultati. Beh, a questo punto la domanda successiva è vegetariano oppure a questo punto vegano direttamente? Allora, dipende allora anche la motivazione della scelta. Se la motivazione è di tipo etico o animalista, beh, insomma, vegano ovviamente è più coerente. Dice quel punto. Perché è chiaro, infatti io vorrei nel tempo anche riuscire ad essere vegana, è un percorso che sto facendo. Sicuramente allora poi andare a calcolare l'impronta ecologica tra un vegetariano, un vegano, poi se ne va sui siti, okay, che seri anche come WWF eccetera, che hanno tutti questi modelli per il calcolo dell'impronta ecologica, magari non vengono neanche uguali. Sicuramente, ecco, il modello da cui, anche per motivi salutistici indipendentemente da quelli ambientali, da cui staccarsi è quello della cosiddetta Western Diet, okay, quindi. E quindi riportarsi verso un modello costolette, barbecue, costolette, hamburger, dobbiamo cominciare a pensare che forse non è il nostro futuro. No, comunque consumate in maniera, diciamo, non dico occasionale, cioè in maniera... La quantità che ha reso poi inquinante questo tipo di dieta anche, no? Sì, quantità comunque di qualunque alimento, perché oggi si mangia troppo, questo... Perché so che fate uno dei grossi problemi, poi anche appunto le quantità di alimenti che vengono creati nel mondo, i trasporti che comporta poi questo, e quindi dei costi ecologici, dei costi inquinanti che in teoria non dovrebbero esistere. Che quasi. Io cerco di dire ai miei pazienti che indipendentemente dal fatto di fare una scelta vegetariana, se già ci si abitua a consumare frutta e verdura di stagione, cercare il chilometro zero, cercare il biologico,
cercare insomma tutte quelle soluzioni, cercare di riutilizzare anche gli avanzi, riciclare gli scarti, ci sono moltissimi modi per contenere anche il tema degli sprechi. Qualcuno, insomma, ognuno nel suo piccolo può dare un piccolo contributo, vero, che è moltiplicato. Vero è che è sempre più difficile anche capire quali sono le fonti di stagione ormai, con le stagioni che un po', come dire, saltano, no? Ogni tanto. Sì, no, beh, però quello ancora riusciamo a ricordarlo. Sì, basta andare, non so, anche sul sito di Slow Food, ci sono queste belle tabelle dove uno può ispirarsi. Tante volte i miei pazienti mi dicono: non mi ha messo i peperoni nella dieta. No, signora, perché siamo a gennaio. Ah, e quindi è una cosa che io non saprei, ad esempio, qual è il periodo dei peperoni, non ho la minima idea, ad esempio, non so quando. Beh, è una, diciamo, una verdura estiva. Ok, non poteva dirmi qualsiasi risposta, ti avrei dato ragione. Quindi, e sono, insomma, vabbè, i miei genitori più cultori mi bacchetteranno in questo momento. Lei è appunto la referente per Scienze in Tasca per la Lombardia. A Milano state per fare un progetto molto interessante che ha coinvolto anche Croce Rossa e Regione Lombardia. Sì, esatto. Siamo partiti dall'esperienza che Croce Rossa ha già fatto gli anni precedenti, con delle visite gratuite presso le case dell'Aler, sabato mattina, con i medici, ovviamente volontari, che hanno visitato gratuitamente gli abitanti di queste zone, dei caseggiati Aler. Adesso vogliamo riproporre lo stesso progetto con le visite nutrizionali, magari dando anche dei piccoli vademecum con dei consigli un po' generici che possano andare bene per tutti, sentire le esigenze di chi ha voglia di venire a fare quattro chiacchiere, valutare magari anche le analisi se le hanno e quindi cercare di indirizzarli verso quello che potrebbe essere la loro, diciamo, alimentazione più idonea. E questo progetto partirà con un sabato mattina e poi, se avrà un buon successo, pensavamo di replicarlo ancora. Non abbiamo ancora le date, si era parlato di aprile, adesso stiamo aspettando. Tutti i vari quartieri Aler di Milano. Adesso cominceremo da un quartiere, non so se sarà quello della zona Mecenate o qualche altro, e quindi siamo, insomma, in fase di costruzione del progetto. I quartieri Aler non mancano, da cui torni scegliere, no. Quindi su quello siete tranquilli. Ci sono tanti però anche progetti a livello nazionale che fate ad esempio la divulgazione anche con dei libri, con degli ebook. Sì, questo è un progetto recentissimo, vogliamo partire con 4 ebook, uno sul tema, diciamo, sul pianeta donna, chiamiamolo così, un altro per esempio sui vaccini, un altro sull'ambiente. Quindi raccoglieremo tutti gli articoli scritti dai consociati di Scienze in Tasca, e notizia recente, quello sui vaccini sarà poi divulgato e pubblicato da EMPAB, che è il nostro ente previdenziale, dico nostro inteso come biologi, che oltre a occuparsi della nostra previdenza fa anche tante altre attività di divulgazione scientifica. A proposito di vaccini, come si è arrivati al punto in cui siamo? Cioè, dove si mette in dubbio qualsiasi cosa che la scienza dica? Beh, allora, questo dei vaccini è un argomento sicuramente molto delicato. Io non sono poi un'esperta di questo campo, perché mi occupo di altro, però sicuramente io sono pro vaccini, personalmente. Ma è più che pro conto, che appunto posso concepire che una persona possa magari pensare una sua cosa e quindi portare avanti. Mi chiedo però come si arrivi a mettere in dubbio la scienza, nel senso che, beh, in questo caso, per esempio, dei vaccini, tutto è partito da un articolo di un medico che poi è stato sconfessato, addirittura radiato dall'albo, se non ricordo male, che ha messo in relazione la somministrazione di vaccini con l'autismo. Cosa che non è assolutamente, per quanto ne so io, stata dimostrata. Se non ricordo male, poi di un determinato vaccino, dottoressa, se non mi ricordo male. Sì, poi di da tutti. Qui sono partite anche altre considerazioni, il contenuto in metalli pesanti dei vaccini, che sono ci sono comunque concentrazioni infinitesimali. Allora, il punto qual è? Che tutto è perfezionabile, quindi che magari il vaccino sia totalmente esente da un rischio, magari nessuno lo può affermare, ma neanche l'aspirina, no? Quindi io posso avere uno shock anafilattico perché prendo la mia compagna, un antibiotico. La prima volta che ho usato l'aspirina. E quindi, per carità, tutti gli studi ben vengano, però da qui a mettere in discussione l'efficacia di un sistema vaccinale, soprattutto poi di certe malattie, faccio un esempio, la poliomielite,
Beh, insomma, cioè, mi sembra veramente di leggere è un atteggiamento molto pericoloso. Mi sembra di rivedere, cioè, sui giornali notizie di 70, 80, 90 anni fa, cioè di dire, oddio, certe materie che abbiamo completamente debellato tornano. Sì, sì, no, ma infatti, cioè, allora posso capire il dubbio di un genitore magari sul numero dei vaccini e dire, beh, ma sono effettivamente tutti necessari, e porsi una domanda lecita, corretta, e che merita il giusto approfondimento. Un altro tema è dire, io non faccio vaccinare mio figlio per nessuna malattia. Quindi, perché siamo passati poi dal paradosso delle mamme o genitori, appunto, che fin troppo curavano. Se mio figlio figli, non fosse vaccinato per la poliomielite, non dormirei di notte, voglio dire. Ecco, cioè, siamo passati appunto dall'idea, magari, appunto, penso magari la mia generazione, dove noi veramente ci stavano vicini per qualsiasi cosa, appunto, ma giustamente il genitore diceva, io do più possibilità a mio figlio di stare bene, al non do niente perché almeno sta meglio, cioè è veramente allarmante. E su questo tema troviamo, appunto, immagino, su Scienze in Tasca uscirà questo ebook, che sarà poi, appunto, divulgato da EMPAB, quindi anche da un organo ufficiale collegato all'Ordine Nazionale Bio, diciamo, autorevolezza su autorevolezza, assolutamente, ecco. Ricordiamo l'indirizzo di Scienze in Tasca, è www.scienzeintasca.it. Può scrivere su Scienze in Tasca non chiunque, dicevamo, ricordiamo questo, non è Wikipedia. Assolutamente. Bisogna, però è interattivo, ecco, nel senso che chi consulta un determinato articolo può chiedere informazioni aggiuntive, può commentare, può anche magari controbattere, nel senso che magari ha delle informazioni differenti e vuole. Ma invece, se sono un medico e voglio magari invece entrare a far parte della redazione, come funziona? Posso propormi? È un lavoro volontario che poi farò? Come funziona? Allora, chiunque faccia parte di una che appartenga ad una professione sanitaria può iscriversi all'associazione. Oggi prevede, appunto, una piccola quota di iscrizione, proprio così simbolica, un sito internet ci sono, e avrà quindi la sua tessera di iscrizione, dopodiché da lì può collaborare con il gruppo, può proporre degli articoli, ovviamente poi c'è un controllo, diciamo, di quello un che comitato viene, di redazione, chiamiamolo, scritto e pubblicato. Per esempio, gli articoli, se non hanno le referenze scientifiche a cui hanno fatto riferimento per la stesura, non vengono pubblicati. E quindi in realtà mi sembra, cioè, in realtà è un po' sullo stile Wikipedia con diciamo ingresso, come si dice, avete un accesso controllato, giustamente, chiunque può scrivere le canzoni, certo, che hai in mente, scrivi se hai i numeri e le documentazioni necessarie. Ci tenevo a dire che in tutto questo periodo di grande crescita ed esplosione di Scienze in Tasca ci sono state delle collaborazioni interessanti con la Fondazione Umberto Veronesi, con la Fondazione sulla fibrosi cistica. E quindi, insomma, tanti complimenti a questi ragazzi che l'hanno fatto partire. Beh, vi siete arrivati pochissimo all'inizio, ovviamente un bel numero, troviamo una quantità enorme, quindi, di materiale, di articoli. Sì, assolutamente. Articoli ce ne sono oggi veramente tantissimi. Perfetto. Allora, siamo arrivati in conclusione della nostra diretta. Annalisa, ricordiamo, allora, Scienze in Tasca, scritto Scienze in Tasca. Scienze in Tasca, tutto attaccato. .it, perché così, diciamo, che questo lo mettete in tasca, avete tutta la scienza possibile e immaginabile scritta da chi però ne sa, non dal primo che passa. C'è anche una pagina Facebook, c'è anche una pagina Facebook, allora troverete tutti i riferimenti nei commenti a questa diretta, in modo che potrete contattare. Ricordiamo poi che, se si vuole, e si, appunto, fa parte di un ordine o comunque di queste professioni, si può fare richiesta di iscriversi e diventare anche redattore, appunto, di Scienze in Tasca, che, appunto, però gli articoli sono si può fare richiesta mandando un'email, ci sono tutte le informazioni sia su Facebook che sul sito. E quindi, vediamo, che sono tutti articoli comunque correlati da, appunto, fonti bibliografiche, quindi, insomma, un lavoro un po', diciamo, alla vecchia maniera, ma che forse c'è bisogno di mettere anche la nuova maniera, assolutamente, no? Assolutamente, che ha dato l'opportunità anche, insomma, di collaborare a colleghi di tutta Italia, ecco, quindi anche molto interessante per voi, appunto, fare assolutamente, questo network, assolutamente di... E quindi è stata una crescita per tutti, insomma. La divulgazione scientifica, sappiamo, forse una delle cose più importanti dei prossimi anni, perché l'abbiamo visto, cioè, a dire
qualcosa si è tutti capaci, ma dire la cosa giusta no. Quindi insomma bisogna fare in modo che chi ha le capacità di dire, chi ha le capacità di scrivere, chi ha le capacità di studiare determinati fenomeni, determinate situazioni, abbia la possibilità di divulgare in maniera giusta e corretta tutto quello che poi viene appunto raccolto nelle varie esperimenti, nelle varie pubblicazioni. Annalisa Gussoni di Scienze in Tasca, ringrazio tantissimo, grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie a voi che ci avete dato questa opportunità di farci conoscere un po' di più. Ricordiamo, tutte le indicazioni le trovate anche nei commenti a questa diretta e nel titolo, in descrizione della diretta, insomma, se no scrivete a noi che vi gireremo sicuramente i contatti di Scienze in Tasca. Grazie mille Annalisa davvero per grazie la tua... Grazie ancora a voi. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie a tutti e a presto.